la politica cosentina ha, rispetto al tema della legalità, delle responsabilità enormi. Le decisioni di fondo sullo sviluppo urbanistico di questa città, la creazione dei quartieri ghetto, i modelli di sviluppo e di accumulazione delle ricchezze, la distribuzione delle provvidenze che sono venute nello Stato, che in un passato non molto lontano erano estremamente cospicue, la creazione di centri di potere clientelari sicuramente ha interagito in termini assolutamente negativi sul problema del rispetto della legalità. L'idea del muro di gomma, di quella definita dai sociologi, dai criminologi come zona grigia, è espressione di una evoluzione globale della società che porta naturalmente alla compenetrazione nel bacino della illegalità degli interessi dei cosiddetti colletti bianchi, delle persone tra virgolette per bene con esponenti della criminalità. Il problema qual è? È che noi dobbiamo muoverci in base ad indagini. La percezione che si ha del fenomeno a livello giudiziario è ben diversa dall'analisi di tipo sociologico. Ci sono tutta una serie di indagini che ho trovato, alcune che sono state concluse nel passato, altre che appunto stiamo sviluppando, che danno la percezione appunto di questo fenomeno. Se qualcuno, utilizzando l'analisi di un grosso processo come può essere la Missing o anche Garden o processi alla criminalità storica cosentina, andasse ad analizzare le zone di provenienza delle persone condannate, verificherebbe che queste persone, ad esempio, provengono tutte quante o dal quartiere Massa di Cosenza Vecchio o da Via Popilia o da Via degli Stadi o da Gergeri, cioè la questione criminale è montata all'interno di contesti socioculturali ben precisi e ben definiti. Oggi, in periodo di globalizzazione e abbattute le barriere dei ghetti, il discorso diventa completamente diverso, diventa assolutamente più impegnativo. Chi vuole analizzare questi fenomeni dovrà stare attento a quelle che sono emergenze che cambiano momento per momento. Oggi non si parla più dei pericoli provenienti, mi sposto ad un altro contesto evidentemente, dalla mafia imprenditrice. Oggi si parla della mafia finanziaria, che è qualcosa di ben diverso ed è espressione dei rischi della società globalizzata. L'emergenza determinata dalla presenza massiccia di queste persone fa sì che il livello di rispetto delle regole tenda ad offuscarsi, perché di fronte all'emergenza chi si propone per risolverla alla fine viene visto come una sorta di benefattore dell'umanità e magari non lo è. A me pare che si stia procedendo molto in ordine sparso e non attraverso soluzioni come erano state un attimino presentate, tipo per esempio quello della creazione di grandi hub all'interno dei quali organizzare questo tipo di problema. Noi siamo presenti sul territorio, che ormai qui nella provincia di Cosenza e nel mio circondario è particolarmente diffuso, siamo presenti al fine di verificare il rispetto delle condizioni minime igienico-sanitarie e di gestione appunto di esseri umani che hanno la dignità di essere umani e devono essere trattati come tali.
Io ho sempre ritenuto che le problematiche che riguardano l'ambiente meritino, insieme con quelle del diritto alla salute, ma sono l'una legata all'altra, meritano la massima attenzione. A Cosenza speravo di trovare una situazione migliore rispetto a quella che ho lasciato a Vibo Valentia. Il primo impatto è stato quello di andare a verificare in concreto che un agglomerato urbano ormai in crescita di 25-30.000 persone di fatto non depurava i suoi reflui. Quindi era questo inquinamento allo stato puro. Tutto ciò depone per una attenzione non adeguata da parte degli organi istituzionalmente preposti ad affrontare questo problema. La denuncia positiva, concreta, la collaborazione fattiva della gente è un sintomo di una cultura e di un livello di civiltà che esprime una società in cui, e poi alla fine del discorso, il ruolo della magistratura diventa sempre più marginale. Ecco, se le persone avessero ben consapevole la tavola dei diritti e quella dei doveri e riuscissero ad interloquire positivamente con chi è preposto a tutelarli o a sanzionarli, allora le procure della Repubblica lavorerebbero meglio e soprattutto il loro lavoro non sarebbe quello defatigante legato ad una attività che molto spesso, devo dirlo, avviene contro la volontà della parte offesa che invece sarebbe tenuta a denunziarlo.